Questa seconda parte vedrà protagonista il soprano Marta Sosciu, accompagnata al pianoforte dalla pianista Giuseppina Scavaglieri. Qualche parola su di loro. Marta Sosciu, diplomata nel 1999 sotto la guida della professoressa Joan Locke, si è perfezionata con il famoso soprano Katia Ricciarelli e in seguito con il maestro Marcello Crisman e il maestro Luciano Musi. Ha cantato in varie occasioni, fra le quali spiccano la partecipazione alla stagione delle operette di Sassari. In collaborazione con la cooperativa Teatro e Musica di Sassari, ha cantato come protagonista nel Maestro di Musica di Pergolesi. Inoltre, svolge diverse attività come cantante da camera, interpretando arie antiche e moderne, collaborando con varie associazioni ed enti musicali. Giuseppina Scavaglieri si è diplomata con il massimo dei voti sotto la guida della maestra Maria Golia presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali ed è stata invitata ad esibirsi in Francia e Germania. Ha insegnato in numerosi conservatori in Italia, tra cui Sassari e Cagliari. Attualmente è docente presso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria. Marta Sosciu e Giuseppina Scavaglieri. Il magistero compositivo di Francesco Durante si esercitò con ampiezza e ricchezza di risultati in tutti i generi e tutti gli stili della musica liturgica e devozionale. Le messe del tipo alla napoletana, in cui vengono utilizzate soltanto le prime due parti dell'ordinario e si alternanza di brani corali e due di canto solistico, in stile concertato con accompagnamento orchestrale oppure in stile breve a cappella. I motetti concertati, le cantate spirituali, le litanie e le lamentazioni per coro, voci soliste ed orchestra, le lezioni per la settimana santa per voci soliste continuo. Verdi in tutto amo dimostra la sua spiccata sensibilità armonica e il suo modo di concepire le volte architettoniche delle composizioni secondo un fraseggio armonicamente condotto e periodicamente cadenzante.
nascosto una piccola tragedia, ma quando si scopre che la vile servitù dell'amore è ormai sciolta, un grido di gioia sorge dal profondo del cuore, perché è una grande vittoria su se stesso e su chi ha gettato le tutte il dono della nostra devozione. La vile voce di Marta esprime questo concetto in un libro di Giacomo Carissimi, il cui titolo è appunto Vittoria, vittoria. Thank you.
Ascolteremo ora C'è il sole dal piange, tratta dall'opera L'onestà degli amori, aria composta da Alessandro Scarlatti, compositore italiano nato a Palermo nel 1680. Nell'intestazione dell'autore è facile immaginare il sole che sorge sul Gange con il suo brillare chiaro, e la musica ha il compito di muoversi come una barca su un'onda. Questo forse affinché la nostra immaginazione si plasmi con quella che l'autore ha tradotto musicalmente, così da riuscire a raggiungere una sensazione di alta qualità artistica. Oh!
che ascolteremo è O del mio dolce ardor, tratta da Pari d'Elena, opera lirica di Christo Willebald Blum. Terza e ultima delle sue opere riformiste italiane, dopo l'Orfeo di Eurifice e l'Orceste. Come i suoi predecessori, il libretto è stato scritto da Ranieri di Calzabigi. In sostanza, il dramma narra del corteggiamento di Paride verso Elena, il primo rifiuto di questa e il successivo abbandono alla passione, grazie all'azione di amore e l'intervento finale di Pallade, la dea Atena, che preannuncia la guerra e l'incendio di Troia. Non è che sia magari la cosa più importante, ma
è il momento in cui dal giudimento di un progetto, in questo caso, si riconosce a chi ha partecipato all'amicizia, comunque ringraziamento. Io perché non ho voluto che successo che era l'ultimo brano, e vedo come mezzo alla voce scappano tutti. E io non invece questo se dovessi anche adesso, quando daremo questo piccolo segno a Marta, se si direi quello delle domande, perché io ho lavorato domani, e ho avuto continuare con loro il momento, e penso che l'applauso verrà anche adesso che è finito il loro lavoro che si fa. Oltretutto stasera, veramente hanno fatto un salto, no? Con delle diversità incredibili nel coro e anche delle espressioni delle singole voci. Marta ci ha riportato alla purezza della voce, della canta, quello che vi ha davvero assistito ad una performance straordinaria del coro di voi. E questo è quello che volevamo, il risultato che volevamo ottenere. Di questo ringrazio in particolare i protagonisti. Tutto veramente che è sempre straordinario, sempre molto sensibile ai nostri spiriti. E questo ci conforta anche sulla volontà di quello che abbiamo realizzato. Lo aspettiamo, ancora grazie.